Emergenza erosione, ma i soldi per fronteggiarla non ci sono. Quest'oggi a Pineto si è tenuta una riunione straordinaria in cui il comune ha incontrato i cittadini maggiormente colpiti, come i balneatori, ma anche rappresentanti della giunta regionale. Quattro gli interventi immediati per rispondere all'emergenza, ma questi sono ben lungi dall'essere risolutivi. A Pineto la zona più colpita è quella nord, quella cioè maggiormente cementificata, ed è da escludere che questa sia una coincidenza. Sta capitando che si sta cogliendo anche l'occasione per cercare responsabili, non credo sia questo il terreno è quello della condivisione della soluzione. Poi mi sembra che a margine di questa riunione sia emersa questa necessità. Ecco, se lavoriamo davvero tutti insieme, comuni, regione e ministero, io credo che possiamo far sentire la nostra voce. Stiamo approntando proprio in queste ore, questa mattina, un progetto urgente, diciamo, di messa in sicurezza, che probabilmente avverrà attraverso barriere a ridosso della pista ciclabile, a ridosso della passeggiata, a ridosso dell'abitato, ecco, per evitare, insomma, che la mareggiata arrivi proprio all'interno del centro. La regione ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale, questo affinché le vengano accordati i fondi necessari ai lavori antierosione. La messa in sicurezza dell'intero litorale abruzzese è stata stimata in 50 milioni. Somma che Marsilio chiede sia destinata al nostro territorio e inserita nella legge di bilancio. La giunta però ha mostrato tutto il suo fastidio ad essere snobbata dal governo nazionale. Il problema adesso si sposta a un altro livello, ci vuole il coinvolgimento di tutti e soprattutto ci vuole l'azione sinergica di tutti i nostri rappresentanti in Parlamento, indipendentemente dal loro colore politico o dal fatto che siano in maggioranza o opposizione. Bisogna che tutti insieme lavorino per far sì che queste risorse arrivino in Abruzzo. Convocherò un incontro con i sindaci della costa abruzzese e con tutti gli onorevoli della regione Abruzzo per lunedì prossimo. In quella sede, insieme al presidente Marsilio, investiremo del problema tutti gli onorevoli, sperando che tutti insieme possiamo ottenere un ottimo risultato. E mentre si discute sul da farsi, le previsioni meteo preannunciano altre mareggiate che nelle prossime ore potranno rivelarsi ancora più devastanti di quelle dei giorni scorsi. Cresce la rabbia dei cittadini per un problema che si ripropone in maniera sistematica e a cui le istituzioni, sia quelle locali che quelle più lontane, non sembrano in grado di porre una soluzione. La questione è infatti annosa. Laddove un comune ha svolto lavori antierosione con barriere e scogliere, non ha fatto altro che riversare il problema sul comune immediatamente a sud. Soluzioni troppo semplici di oggi, quindi potrebbero generare maggiori criticità domani. Abbiamo speso tanti milioni di euro fino ad oggi, però non è servito a niente, tanto che circa un chilometro e mezzo, se non due, la costa è scomparsa completamente, parecchi stabilimenti sono andati giù, più la pineta, più la ciclabile, e quindi diciamo non potremmo sicuramente lavorare alla prossima stagione perché manca tutta la spiaggia, non c'è più niente, che a parole tutti quanti cercano di dire siamo vicini, ma siamo vicine con le parole, bisogna essere vicine con la parte economica. Chiediamo alla Regione, come già vi ho chiesto, di istituire un tavolo dove si nomina un commissario per quanto riguarda la difesa della costa, per abbattere soprattutto le forme burocratiche.